Il nostro circolo è nato nel 1986 con lo scopo di divulgare la fotografia e le tecniche fotografiche. Dai primi anni 90 è affiliato alla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Abbiamo diverse attività all'interno del nostro circolo, per esempio partecipiamo a concorsi di fotografia. Partecipiamo per esempio alla festa del volontariato qui ad Argenta già da 2 anni. Organizziamo corsi di fotografia, ne facciamo uno tutti gli anni da ben 24 anni. Adesso, all'inizio di gennaio, cominceremo con il 25° corso di fotografia, sempre completamente gratuiti. Mi diletto un pochino con i concorsi fotografici. Ho cominciato a fare dei concorsi fotografici prima interprovinciali, poi interregionali, poi nazionali, adesso anche internazionali. Ultimamente mi è capitato di vincere anche qualche concorso tipo quello internazionale di Ravenna nel tema libero. Ho avuto abbastanza fortuna, bisogna dire così, ecco, ho avuto fortuna, qualche vittoria l'ho portata a casa. Secondo noi è molto importante che ogni fotografo abbia il suo filone, non si deve assolutamente copiare da nessun altro, quindi ognuno segue quello che si sente di fotografare. Tutte le foto praticamente in digitale, quasi tutte, anzi tutte nascono a colori. Questa immagine qui in particolare, che è qui a fianco a me, è una foto che ha vinto il concorso nazionale dell'agricoltura con tema agricoltura moderna. E effettivamente il premio l'ha vinto a colori. Io ho iniziato a fotografare nel 2003 più o meno con la pellicola, dopodiché con l'avvento del digitale, prima in via, diciamo così, sperimentale, poi dopo ho visto che la tecnologia, il modo nuovo di fotografare mi prendeva, di sicuro dà delle possibilità che la pellicola non dà e quindi diciamo, ho cominciato a seguire questa strada e poi via via sono passato in maniera definitiva al digitale e quindi ottenendo queste immagini. Non ho diciamo, preferenze particolari di colore o bianco e nero perché dopo quelle le adatto in base al soggetto, in base al risultato che voglio ottenere. Noi siamo molto contenti, anzi l'assessore Baldini, che è stato lui ad invitarci, e noi non finiremo mai di ringraziarlo per questa grande opportunità per un circolo piccolo come il nostro e quindi ne siamo onorati. All'inizio siamo rimasti anche molto, molto impauriti perché avevamo paura di non essere all'altezza, quindi adesso la mostra sta andando molto bene e noi siamo contenti. Ci siamo impegnati moltissimo e speriamo di avere fatto una cosa bella per il nostro territorio. I ragazzi imparano molto velocemente adesso a fotografare. Bisogna solo stare attenti a una cosa, che non si sentano arrivati dopo la prima foto che fanno, decorosa o buona. Perché fotografare è difficile e esprimere, quello che noi sentiamo attraverso un fotogramma, come farebbe un poeta con i versi o roba del genere, è una cosa, difficile che si impara col tempo, che si impara con gli anni. Differenze ne ho viste, diciamo, parlo per esperienza personale, rispetto a quando ho iniziato a seguire il corso, in cui ero proprio un neofita e facevo foto, tra virgolette, per tutti i giorni, ho visto che sono diventato molto più severo e pretenzioso verso me stesso, nel senso che quella foto che prima dicevo è venuta bene, tutto sommato non si butta via, adesso ci guardo, sono critico e sembra paradossale, ma sono quelle che alla fine sono più cancello che quelle che conservo. Però questo mi ha permesso, al di là di imparare le tecniche, di quelle
foto che mantengo, che ritengo, diciamo così, all'altezza di essere viste, danno effettivamente un qualcosa di più, sia sulla tecnica sia anche proprio sul messaggio che trasmettono rispetto a prima. È chiaro che la maggior parte della fotografia, di una fotografia ben riuscita, è il fotografo che la realizza, e la realizza anche con macchine che io ho visto delle bellissime foto meritevoli fatte con delle famose compattine. Questo non vuol dire, è chiaro che la strumentazione aiuta, però il fotografo, l'occhio, l'abilità e anche comunque l'esperienza. Infatti la fortuna di questo corso è stato potersi confrontare con persone che hanno dietro le spalle anni e anni di fotografia, ci ha permesso di arrivare a dei risultati che prima non erano sperati. Ecco.